Dieta tisanoreica funziona? Costi e opinioni. L'estate è ormai alle porte e tra spiagge, mare, sole e vacanze, anche quest'anno tra i pensieri delle donne non manca quello di volersi sentire in forma prima di sfoggiare bikini e curve sul bagnasciuga. Insomma, con la stagione estiva arriva puntualmente anche quella delle diete. Ma se anche voi non amate rinunciare ai piaceri del cibo e magari avete tempo e denaro a disposizione, sicuramente la dieta tisanoreica è quella che fa per voi. Utilizzata da gran parte delle VIP italiane d'oltreoceano, la dieta in questione si basa sull'assunzione di preparati in polvere da sciogliere nell'acqua, ottenendo così il buon gusto del buon cibo, ma privo di carboidrati e di quantità elevate di calorie. Quindi sia proteine e piacere per il palato e al bando grassi e chiletti di troppo. Ma non pensate che affrontare la tisanoreica sia cosa semplice. Di fondamentale importanza è infatti essere seguite da uno specialista almeno per i primi 40 giorni, imparando così a rispettare le diverse fasi del procedimento. Si parte quindi con un protocollo intensivo per le prime 2 settimane, per poi passare al mantenimento per altri 20 giorni. Come vi annunciavo poco fa, purtroppo, chi bella vuole apparire un po' deve soffrire e probabilmente il vero martire sarà il vostro portafoglio, perché i costi della dieta vanno dalle 500 alle 600 euro per le consulenze. In ogni caso, sembra che i risultati siano davvero efficaci e a dimostrarlo è giunto anche uno studio dell'Università di Medicina e Chirurgia di Padova, i cui dati hanno rivelato che tra le varie diete analizzate la tisanoreica è quella che fa perdere più percentuale di grasso senza arrecare alcun danno a fegato e reni. Insomma, il brevetto di Gianluca Mac, ideatore della dieta, sembra funzionare alla grande e se pensate che ormai per quest'estate sia troppo tardi per iniziare, sicuramente potrà tornarvi utile per tutto il resto dell'anno.